Ciao ragazzacci, io sono MG35 e siamo qui su Farming Simulator Gold. Siamo sempre qui su questa mappa nuova di cui non ricorderò mai il nome, Sosnovka, cosa del genere. Allora, abbiamo da fare delle operazioni particolari. Ho fatto un acquisto, ho chiesto anche dei soldi alla banca. Infatti, abbiamo un prestito da 150.000 euro. Bene, stiamo già andando sotto, quindi orgogliosissimo, orgogliosissimo. Però, prima di preoccuparci dei soldi, andiamo a seminare il campo 14 che ho appena arato. Ho anche fatto, ma ve lo faccio vedere. Intanto partiamo con questo. Se non sbaglio, lo strumento è 3 metri, vero? Dimmi che è 3 metri. Sì, è 3 metri. Allora già ce l'ho il C14, 3 metri. Lo carichi così, perfetto. Sto iniziando a salvare i percorsi perché sennò ogni volta devo fare 150.000 operazioni. Mettiamo questo qui che è seminare e concimare e facciamo avvia. Quindi vediamo se tutto funziona. Sì, dovrebbe funzionare. Quindi lui si abbassa. Parte un po' lungo però. Parte, l'importante è partire. Questa è qui, l'ho parcheggiata, questo ho parcheggiato qui. Che cosa facciamo? Ho fatto un acquisto particolare, particolare è un cazzo. Ho fatto un acquisto, il cassone da carico. Il cassone da carico ci serve per raccogliere da terra ciò che la vititrebbia ci lascia, che sarebbe paglia, paglia, perché stavo dicendo fieno, ma non è fieno, è paglia, perché il fieno si fa dall'erba. Prendiamo il cassone da carico, lo carichiamo, però prima di andare a fare l'operazione di raccolta voglio utilizzare il course play per impostare un percorso che in automatico vada a scaricare. Lo scaricamento del materiale è veramente fatto bene, perché comunque la zona dove andare a scaricare è una zona molto larga, si può entrare direttamente dentro col camion. Molto larga no, però si può entrare senza dover fare manovra. Allora facciamo sta cosa qui, mettiamo questo, facciamo iniziare registrazione percorso. Non penso sia questo, però aspetta, no. Proviamo a mettere questo, lavoro in campo. Andiamo così. Quindi salviamoci il percorso. Lui di qua deve partire. Quando fate i percorsi, vi raccomando, state sempre su strada. Non prendete strade alternative come sto facendo io adesso. Però l'ho presa e non ci fa niente. Però state sempre su strada, state sempre lontani dai pericoli che ci sono su strada, tipo i pali, queste cose qua. E in più fate delle curve larghe. Larghe, larghe, larghe. Più larghe le fate, meglio è. Quindi lui deve andare qua, poi entra qui dentro. Come detto. Qui è bello perché si può entrare col trattore e si può scaricare. Io lo metto così, dico ok, fermati qua, scarica, fai la tua operazione di scarico, quindi fai Q con la scarica e poi lui deve riandare. Perfetto, quindi lo facciamo ritornare indietro. Facciamogli fare la curva stretta non va bene, però ormai l'ho fatta, quindi non so che dirvi, ormai l'ho fatta. Quel che fatto è fatto, chi ha avuto ha avuto, chi ha dato ha dato ha dato. Scordiamo il passato, sime Napoli napoletano. Non è vero, sono a Bologna però. Lasciamo stare anche questa cosa. E lo facciamo fermare di nuovo qui. Perché lo faccio fermare qui? Perché, boh, non lo so perché. Comunque lo faccio fermare qui. Quindi dico che questo è il percorso. Avevo già provato a farlo e non mi funzionava. Vediamo se adesso. Sono andato a guardare un tutorial. Vediamo se adesso riesco a farlo funzionare. Quindi facciamo campo 19. Scaricamento. Scaricamento. Come si chiama questa paglia? Ok, scaricamento paglia. Quindi. Ci dovrebbe essere già sto campo 19. Adesso noi che andiamo a fare? Andiamo a caricare prima quello lì della trebbia che è 7 metri. Diciamo caricami questo ed è lavoro in campo. E poi mi carichi questo qui. Load. No, load, ok. E poi mi carica questo. Perfetto. Quindi lui dovrebbe fare una cosa particolarissima. Dovrebbe partirmi di qua e vediamo se è vero. Usa percorso. Quindi vediamo se è vero che mi raccoglie qui come si chiama? No, raccogliere, raccogliere. Non sono sicuro che però va a scaricare. Quindi, e questo è il mio problema. Va a scaricare o non va a scaricare? E quando va a scaricare? Si incasina il mondo? Perché io dico, avete fatto un'entrata lì in quel posto lì. Fatela un po' più larga. Fatela un po' più larga che uno ci può passare tranquillamente. Ok, qui fa il casino. Vabbè, un po' lascia, un po' non lascia, ma chi se ne frega. Non è importante raccogliere. Cioè, l'importante è fare un lavoro fatto decentemente, non perfetto. Perfetto solo l'essere umano può farlo. Il cosplay, un lavoro per sé perfetto non ve lo farà mai. Mai, vi dico mai e continuo a dirvi mai. Il cosplay tutto fa tranne che il lavoro perfetto. Sto aspettando perché tanto ci vuole pochissimo a raccogliere, ci mette un sacco solo a fare questa cosa. Controlliamo intanto qui. Questo qui va abbastanza bene, non credo ci sia bisogno del mio. Intanto potrei togliere questi puntini qua che qui sopra si vedono 50.000 puntini. Mostra solo l'inizio e la fine. Ok, perfetto. Quindi, come detto, lui qua lavora tranquillo. Mi sembra anche che sia abbastanza stabile. Non mi sembra.
Sì, un po' pesante. Questo trattorino qui è un trattorino da 4 soldi, non vi pensate che sia sto cazzo di trattorino che è il mago dei trattori? No, non è il mago dei trattori. Intanto con l'Inspector guardiamo che quello è al 60%. Questo l'ho parcheggiata qui perché non so veramente dove parcheggiarla. Vorrei parcheggiarla lì sotto, però lì sotto non mi entra. Vediamo se entra qui dentro. No, non ci entrerà mai, quel buco è troppo piccolo. Dall'altra parte è piccolo uguale. Oh, hanno fatto delle strutture, ma piccole, piccole. Io le metto qui dalle patate. Che cazzo le devo dire? Cos'è? Patate e barbabietole questa. La parcheggio qui sotto. Non so dove parcheggiarla, non so. E comunque, la mia cosa principale di questa puntata è vedere se questo cosplay funziona o meno. Di altro non possiamo fare niente, perché comunque abbiamo tre mezzi. Ho due soldi in croce, proprio due soldi, 29.000 euro, che sono veramente pochissimi. Sto facendo fare sto lavoro, di solito me lo sarei fatto io anche off camera. Però volevo vedere se veramente funziona, perché se funziona questa cosa qui, dovrebbe funzionare, in linea teorica dovrebbe funzionare. Se riesco a farla funzionare, posso ottimizzare tanti passaggi in più, tanti passaggi in più. In più gli scarichi qua sono veramente tantissimi, ci sono diversi scarichi dove andare a portare sia l'erba che le... Ok, lui sta in questo momento è al 100%, quindi sta facendo un'operazione, non mi chiedete qual è. Non so dove sta andando. Non mi chiedete dove sta andando, deve andare lì sotto, non so perché sta andando da quella parte. Ah, perché va alla fine del campo. Poi, alla fine del campo, si ferma, gira. Cazzo, sti alberi qua li devo tagliare assolutamente. Va a riprendere. Ok, forse funziona. Forse funziona. Non so perché avevo fatto già una prova io off camera e non funzionava. Dico, devo andare a guardare un cazzo di tutorial. E il tutorial è uguale a quello che ho fatto io. Però se funziona, meglio così. Qua lui adesso dovrebbe partire. Sì. Vediamo anche se dentro a quella capannina funziona tutto per bene. Come vedete qui lui sta facendo tutte le manovre che ho fatto io, più o meno corrette, ecco. Adesso lui dovrebbe entrare qui dentro, in questa casupolina. Fate una cazzo di entrata grande, dritta, senza fare avanti e indietro. Vabbè, comunque è così ce la dobbiamo tenere. Dobbiamo guardare se lì dove c'è l'erba possiamo portargli anche la paglia. Perché se gli possiamo portare la paglia, quelli dell'erba sono molto più grandi. Quindi lui entra qui dentro, vediamo se scarica. Vediamo se scarica. Sta scaricando le balle. Non è vero che sta scaricando. Sto scaricando un cazzo, guarda. Non scarica, non scarica. Forse perché dovevo portare Zeta Crystal, la sta scaricando. E non scarica. Glielo faccio scaricare io, ho premuto io Q. E non sta scaricando. Forse devo. Perché non mi scaricava? Che grandissimo figlio della mignotta. Perché? Ci ho messo il punto, doveva scaricare. Eppure mi è uscito scritto sta scaricando le balle. Allora, io non vorrei che fosse un problema relativo alla nuova versione della mappa, che abbia inserito dei trigger che magari non tanto bene lì. Perché comunque l'ha rilevato, però non lo stava facendo. Ok, l'uscita dalla zona qui non è perfetta, però ha avuto un piccolo tocchettino. Ma tanto qui non ci sono i danni, quindi chi se ne frega. No, funzionare funziona. Non ho capito perché non stava scaricando le balle. Eppure è uscito scritto lì, sta scaricando le balle. E questo è quello che mi fa ridere. Dico, cazzo, c'è scritto? Allora sei un pirla. Allora, cosa abbiamo imparato? Abbiamo imparato due cose particolari. Prima cosa che il secondo percorso, quello che ci porta dal campo al luogo dove scaricare, deve essere fatto dall'ultimo punto, deve essere fatto, cioè dall'ultimo punto del percorso, perché lui proprio di lì parte, proprio di lì no, da lì parte. Usiamo un italiano corretto, quindi questa è una cosa importantissima. Però funziona, dai. Più o meno funziona. Devo solo premere quella cazzo di Q, ma non è un grosso problema. Cioè, non credo sia sto grosso problema. Peraltro, non avendo altri trattori, avendo questo qui che sta lavorando, e quell'altro che sta lavorando pure, io ho due trattori, cioè al momento, non posso neanche iniziare a fare come si chiama? L'aratura. Quindi non posso neanche passare col coltivatore per preparare il terreno, e questo è un peccato. È un peccato, però così ce lo teniamo. E niente, allora, io direi che per questa puntata abbiamo visto la cosa principale, che era proprio questo qui. Riesce ad andare a fare lo scaricamento, riesce. Forse la prossima volta mi porto, cioè lo rifaccio magari, però lo rifaccio partendo da lì sotto, quindi dalla fine del campo, e lo rifaccio con un po' di paglia dentro. Perché? Perché voglio proprio fargli capire che lì deve scaricare. Anche se è riuscito, sta scaricando le balle, ma non scaricava. Non so se è un problema di compatibilità col trattore, può essere, o con la mappa, può essere, o se ho sbagliato proprio io.
Però io l'ho messo il punto P, quindi il punto di attesa io l'ho messo. Non saprei, non saprei. Allora, finisce questa puntata. Noi ci vediamo nel prossimo episodio dove spererei di aver fatto qualcosina in più, di avere più soldi, perché comunque per il momento non posso fare niente. Devo solo raccogliere e seminare questi due campi. Cioè, o vado a vendere tutto quello che ho, e come lo vendo così, come va, senza preoccuparmi di offerte e mega offerte, oppure non so veramente come comportarmi, perché al momento sono senza soldi, potrei chiedere un altro prestito alla banca. E quindi, potremmo chiedere questo prestito alla banca. Sì, dai, lo chiediamo. Allora, proverò anche la mod, quella lì che mi sblocca i prestiti all'infinito, che ovviamente ripagheremo. Il mio obiettivo è, prima di ogni cosa, sistemarmi finanziariamente, avere tanti soldi e poi riuscire a partire con la silvicoltura. Quindi in questa mappa, sì, ci sarà la silvicoltura, perché come vedete lì a destra, ve lo faccio, aspetta, ve lo faccio vedere qua, questo è un'ottima zona per la silvicoltura. Guarda quanti alberi ci sono. Non so se vi fa capire la cosa, cioè è fatta apposta secondo me. Quindi di qua partirà, poi li venderemo dove? O alla legnaia. Mulino, mulino. Ok, qua c'è sto cazzo di cosplay che mi si fa incasinando tutto. Deposito, copertura, non so cos'è copertura. Ah, copertura è quello lì del cosplay. Riscaldamento, dov'è quello che si vende i tronchi? Compagnia di trasporto. Segheria, la segheria vendiamo i tronchi. Alla legnaia vendiamo il cippato? Potrebbe. Ah, guardate lui. Guardate, lui sta ripartendo per andare a scaricare. Vediamo se stavolta scarica. Magari adesso che gliel'ho fatto capire che lì deve scaricare. Guardiamolo un attimo, anche se dovevo interrompere la puntata, ero già pronto a premere stop tutto quanto, però guardiamolo un attimo. Lui arriva qui, gira. Ok, le mod mi sembrano che funzionano anche nonostante sia cambiata la versione, sia uscita questo nuovo mod pack, questo nuovo DLC. Mi sembra che funziona tutto tranquillamente. Quindi lui va qui. Sì, dai. Funziona tutto, funziona. Secondo me, anche se proveremo altre mod, probabilmente le proveremo. Soprattutto sulla silvicoltura, ciò che c'è originale nel gioco fa cagare. Quindi dobbiamo prendere un sacco di mod. Ho già visto una Big X col Crusher davanti per fare il cippato, che è la fine del mondo. Vi dico soltanto che è la fine del mondo. Poi, quella lì verrà molto, molto più avanti. Dobbiamo prima sistemarci finanziariamente. Lui entra. Non capisco perché entrare entra e non mi dice sì, scarico. E non apre, cioè, non preme Q da solo. Quello è il problema. Però non so da cosa dipenda. Cioè, sta scaricando. Guarda, si ferma. Si ferma, però non scarica. E mi c'è scritto sto scaricando, però non scarica. Io lo devo premere io. E va bene. Noi ci vediamo nei prossimi episodi. Ciao!